Oltre 50 partecipanti fra figuranti, attori, rievocatori che porteranno i visitatori a immergersi in una speciale santa natività ambientata nel Medioevo. Quella stessa atmosfera che vissero nel 1223 coloro che assistettero al primo presepe vivente della storia a Greccio su iniziativa di San Francesco d'Assisi. Il 17 e il 18 dicembre prossimi il presepe vivente medievale fra i vicoli del centro storico di Conversano riporterà i visitatori indietro nel tempo e l'obiettivo dell'iniziativa promossa dall'Associazione Sensazioni del Sud con il gruppo storico Città di Conversano, inserita dall'amministrazione comunale nel calendario Borgo di Natale. Un'iniziativa che sarà anche 100% accessibile grazie alla predisposizione di un percorso alternativo per chi presenta disabilità. L'itinerario prevede una passeggiata di circa 1,5 km fra le scene rievocative più significative del Vangelo, dall'Annunciazione a Maria all'incontro con Elisabetta, dallo spazio di Erode re di Giudea all'Annunciazione a Giuseppe, fino alla natività. Far riscoprire un attimino tutti quelli che sono i vecchi mestieri del Medioevo, ma non solo. Abbiamo all'interno dell'evento numerose scene rievocative prese dai testi sacri. Non è un evento che si può organizzare in poche settimane, anche perché, come abbiamo detto, ci sono coinvolte circa 50 tra figuranti e attori. Bisogna organizzare un percorso lungo di circa 2 km. C'è tutta una questione sartoria da mettere in piedi, quindi è un evento abbastanza impegnativo. Tra i tanti eventi di Borgo di Natale si inserisce il presepe vivente, che è qualcosa di meraviglioso, che dà la possibilità a tutti di vivere il nostro centro storico nella atmosfera natalizia.